anche questo film è stato molto fortunato, credo che sia tra i primi, fra la prima decina di film che da 30 anni a questa parte vengono trasmessi così tanto. Io sono forzato, in tutti i film ho portato me stesso, poi la storia dei film cambia, ho fatto anche dei film anche drammatici, eccetera, ma sono io, non mi riconosco in altre cose. Il film è fortunato perché ha trovato, fortunatamente abbiamo trovato, una mitragliata di battute, una storia vera da raccontare. Un ragazzo che viene da via in Milano, che poi la, diciamo, è la missione milanese. Tu da sempre, sono venuti prima dal sud, eccetera, eccetera, sono venuti a lavorare, a cercare fortuna. Adesso sono tantissimi extracomunitari, lì ce n'è uno lì fuori che dice buongiorno, come va? E chiede la carità, poverino. Però vengono a Milano, perché a Milano sperano di trovare qualcosa di più. Però il film è quello, la fortuna del film è che è molto divertente, raccontando una storia che forse la gente conosce più che riconoscersi in. È un film molto, molto semplice e fortunato. Quando inizia il film e io vedo a teatro, dopo 4-5 minuti c'è già l'applauso. Io sono lì che guardo anch'io il film, il pubblico in sala, guardo il film, non mi vedono perché sono fuori dalla luce, e arriva l'applauso, la pellicola. Quando poi ci sono io che mi giro per salutarli dopo 5, 6, 7 minuti di proiezione, non so quanti siano, applaudono me, ma applaudono ancora il film che hanno visto. È tutto lì, un film, è divertente dall'inizio alla fine. Ti piace? Tanto! È uno spider, carrozzato farina.